Niente, soltanto due parole di presentazione del professor D'Apolito, perché è veramente un grande onore per noi, in quanto è un progetto questo che viene condotto con l'Università degli Studi di Bolzano e coinvolge soltanto 50 scuole in tutta Italia. E quindi questi non sono ancora risultati definitivi di questa ricerca, però sono quelli che riguardano da vicino la nostra scuola. Lui ha iniziato il suo percorso formativo con la Institute for Inner Studies, che ha sede a Manila, nelle Filippine, con la conoscenza dello yoga, e poi ha preso diverse specializzazioni, approfondendo quindi tutte le tecniche che sono inerenti alla guarigione fisica e psicologica. Poi dal più grande scienziato contemporaneo di anatomia sottile, il master Choa Kok Sui, io vi chiedo scusa per la mia pronuncia, ma ho una competenza che non possiede, e quindi poi ha preso la conoscenza di sintesi dello yoga e meditazione avanzata. Poi ha praticato arti marziali giapponesi con la European Daito Ryu Aikido Kai. Vado Sì, bene? bellissimo. Mi fa una cosa più semplice. Vabbè, no, anzi, è un arricchimento della nostra cultura. Poi ha collaborato con le ACLI in qualità di educatore in un progetto europeo di inclusione sociale per minorenni e con l'Unione Sportiva ACLI come insegnante di yoga. Ha conoscenze di tecnologie mentali, docente di yoga presso l'Università Popolare di Vercelli, iscritto alla Federazione Italiana Yoga e ha acquisito il titolo di master come educatore yoga nella scuola. E poi è stato chiamato a collaborare come insegnante del primo team di ricerca yoga scuola in Europa e in Occidente, proprio dalla Libera Università di Bolzano e dall'Istituto Yoga Education. Per cui adesso io cedo assolutamente la parola a lui, però semplicemente vorrei esprimere un ringraziamento particolare, innanzitutto all'Università di Bolzano che ci ha contattato tramite il professore, un ringraziamento particolare alle maestre che hanno dichiarato da subito le disponibilità e sono state sempre pronte, sempre attente e sempre disponibili. Un ringraziamento particolare ai genitori, perché hanno partecipato anche loro alla ricerca a vario titolo e poi soprattutto vedrete i bambini che sono veramente di una dolcezza e di una tenerezza infinita e che hanno veramente tratto un enorme giovamento da questo progetto, che noi speriamo di poter continuare, di poter proseguire, è veramente una richiesta pressante che stiamo facendo. Okay, grazie. Grazie. Ringrazio la professoressa Valeriani e porto i saluti della direttrice dell'Istituto Yoga Education, Antonietta Rosi, anche della preside, la dozza dell'Università di Bolzano, a tutti i presenti e a chi ci ha accolto in questa scuola, quindi la dirigente, la maestra, tutti quanti coloro che hanno collaborato. Ecco qui, questo, come diceva la dirigente, questo è il primo progetto yoga scuola, è il primo in assoluto in Occidente che si fa in un intero stato. Quindi parliamo di 50 scuole in Italia, dove, tutta Italia, quindi parliamo di tutte le regioni italiane, dove appunto si è avuto con un protocollo stabilito da psicologi, da specialisti e da insegnanti di yoga, che dessero gli strumenti ai bambini per delle finalità che adesso vedremo. Possiamo andare avanti. Ecco, prima di parlare di questo progetto, però, ebbene, mi piacerebbe anche chiarire lo yoga che cos'è. Perché effettivamente alle volte i giornali, internet, danno delle diverse informazioni. Cercherò di spiegare quello che abbiamo fatto e quello che lo yoga, ovviamente secondo la mia formazione, agli allievi che ha di fronte. Nasce lo yoga unito alla spiritualità indiana, cioè, vedete, si dice, secondo dei vari studi, che nasca 3.000 anni avanti Cristo. In realtà altri studi mostrano che lo yoga già veniva praticato 5.000 anni avanti Cristo. Vedete, tramandato oralmente da maestro a discepolo. Poi, dopo
nel 1500 avanti Cristo sono stati per la prima volta iscritti, cioè abbiamo trovato degli iscritti, perché prima, proprio perché era trasmesso oralmente, quindi successivamente per trovare qualcosa di scritto e di reale, lo troviamo dal 1500 avanti Cristo. E sono tutti libri, per andare avanti, vedete? Sono tutti libri che affrontano o in maniera tecnica lo yoga, quello che praticamente si fa, o in maniera unita a spiritualità indiana. Quindi vedete, si arriva fino al 1000, di cui c'è anche la filosofia. Alle volte si dice lo yoga è una filosofia. Ecco, è nato attorno allo yoga anche movimenti filosofici, ma lo yoga non è una filosofia. Cioè, è anche affiancato chi aderisce a quella filosofia. Quindi lo yoga, adesso capiremo bene che cos'è realmente, quindi non è una religione lo yoga, capiremo bene perché, non è una filosofia. Si conclude l'ultimo libro importante, ecco, nel 1893 dopo Cristo. Poi possiamo andare. Ecco, cosa significa lo yoga? Deriva dalla radice sanscrita, si dice che la lingua latina derivi dal sanscrito. Significa gioco, so giocare, controllare forze diverse, ecco, mettere in relazione quello che noi facciamo con i bambini, con tutti gli alieni di qualsiasi età, insieme per un'azione comune, unire, unificare, congiungere. Ecco, i significati più elevati dello yoga, per lo yoga significa illuminazione e unione spirituale, come è nata effettivamente. Noi affronteremo lo yoga dal punto di vista scientifico. Ecco, la parola scienza, solitamente, vedete, è valida quando c'è la presenza di due elementi che si convalidano: la teoria e la prassi. Quindi io teorizzo qualcosa, praticamente, se si convalida entrambi, e ci trovo di fronte alla scienza, non rimane solo teoria, non rimane solo pratica, ma se si convalida è scienza. Quindi dimostrabile dal punto di vista scientifico. Lo yoga è una scienza? Ecco, già alcuni che praticavano yoga già la presentano come una scienza sperimentale, addirittura che è mutevole. Vediamo più avanti cosa si fa nello yoga. Quindi quello che noi facciamo, abbiamo fatto in questa scuola, e che io faccio con gli allievi in genere di qualsiasi età, asana sarebbero delle posture, avete notato qualche volta, gli esercizi fisici, un allenamento della mente alla consapevolezza, concentrazione, interiorizzazione e volontà. Queste posture agiscono sulle tensioni fisiche, emozionali e psichiche. Sono delle posture che imitano gli animali, cioè sostanzialmente fanno degli esercizi con l'imitazione degli animali. Poi abbiamo utilizzato delle tecniche di respirazione, detto pranayama. Altri studi di alcuni ospedali che avevano fatto delle ricerche hanno notato che una corretta respirazione yogica risulta un potente antinfiammatorio. Aumenta il sistema immunitario, viene la difesa, quindi riesce a essere potenziata semplicemente imparando queste tecniche. Ecco perché io dico scienza. Tecniche di rilassamento e tecniche di concentrazione. Aiuta il processo di apprendimento con l'attenzione e favorisce la memoria. Tutto quello che c'è scritto io l'ho ripreso da pubblicazioni, documenti scientifici, cioè sono ricerche. Vedete quante pubblicazioni di università, ospedali e riviste scientifiche. Queste sono alcune che sono riuscito a trovare, ma ce ne sono altre. Stiamo parlando di università, ospedali e con conseguenti pubblicazioni su riviste scientifiche, quindi parliamo di psicologi, medici, che quando facevano le sperimentazioni non utilizzavano né filosofia né spiritualità, utilizzavano solo tecniche, quelle tecniche che noi, io ho appena detto. Quindi non abbiamo chiarito queste cose, vedete? Possiamo andare avanti. Ecco l'ultimo ospedale, fate bene fratelli, ma c'è un altro ospedale che ha fatto altre ricerche, qui non ho scritto perché giorno dopo giorno scopro che ci sono anche ospedali italiani che fanno queste ricerche e trovano, notano che ci sono questi grandi risultati. Ecco, come possiamo definirlo un po' noi? Lo psicanalista Jung definisce lo yoga come la più antica indagine mai svolta dall'uomo sul corpo e sulla mente. Quindi parliamo della più antica indagine che l'uomo, ecco, ha potuto nel corso dei secoli. Sì, sicuramente dall'India è iniziata questa indagine sul corpo e sulla mente. Quindi
Vedremo perché questa indagine, in cosa consiste. Ecco, perché noi ora a scuola? Possiamo andare avanti. Abbiamo diverse risposte, vedete? Incide sulla mente, sul corpo, sul cuore. Armonizzazione e equilibrio, vedete? Risulta uno sviluppo armonico e vibrazione che è fisico, psichico, spirituale e una potenzialità di tutto l'essere. Quello che vi sto dicendo è frutto sempre di pubblicazioni. Lo yoga, fin dalla nascita del bambino, yoga può aiutare la coordinazione oculomotore e sensomotoria. Yoga negli Esili Nido, c'è proprio una collega che è stato un precursore in Italia, che io conosco, che proprio quest'anno ha insegnato negli Esili Nido, ha fatto praticare esercizi yoga con risultati sorprendenti. Sono stati veramente straordinari. Possiamo andare. Altri studi confermano sui bambini la presenza di alcuni disturbi, vedete, dipende da diversi fattori, i bambini potrebbero avere, stiamo parlando in realtà di tante situazioni che alle volte non sappiamo che esistano, dove ci sono questi disturbi psicologici, biologici e sociali. Cosa fa lo yoga? Lo yoga aiuta il bambino al superamento dei disturbi del comportamento alimentare, vedete, si è notato negli ultimi anni. Si possono presentare da 0 a 3 anni come comportamento anoressico e da 6 a 10 anni come comportamento binge eating. Quando notiamo quindi i bambini troppo magri o troppo grossi. Dipendenze cognitive, motivazionali, comportamentali e anche questo genere di dipendenze, questa domanda l'ha fatta una psicologa e ha detto: se mi faccio costruire da te mamma, come faccio a crescere? Sostanzialmente lo yoga aiuta a ristabilire una crescita armoniosa anche nel bambino. Possiamo andare avanti. Vedete, quello che interessa molto i pedagogisti è proprio questo. Aiuta la formazione del bambino, la pedagogia dell'incontro. Si parla di relazioni sociali, cioè come io mi confronto. Approccio alla interculturalità. Dialoghiamo, ci incontriamo. Ma siamo consapevoli di avere lo stesso potere, cioè io e te, io non sono superiore a te, non sono inferiore a te, ma ho lo stesso potere, quindi ho la capacità di dialogare liberamente. Quindi autonomia, non accetto, ma conosco e ascolto, cioè io ho una mia formazione, però ascolto volentieri la tua. Cittadinanza, quindi conoscenza di regole e identità, conservare anche la propria identità. Ecco, la pedagogia dello yoga, al centro di ogni studio, quindi questa comparazione che c'è tra la pedagogia dello yoga si è fusa in questo, c'è il soggetto persona, in senso trascendentale e essenziale, con una propria coscienza. Quindi incidiamo sulla crescita del bambino, con una sua coscienza. La pedagogia problematicistica descrive la persona con singolarità, quindi coscienza, che è ripetibile, irriducibile e inviolabile. Progettazione esistenziale, quindi autoprogettarsi, il bambino che ha la capacità di autoprogettarsi. Intenzionalità, si orienta a qualcosa. Scelta, per un campo di lei, impegno, anche l'impegnarsi. Utopia, intesa come domani, un mondo nuovo. Quindi capiamo che lo yoga insegna l'omeostasi, l'autoguarigione su tutti i piani. Vedete, aiutando la gestione volontaria dell'emozione, che è quella che più ci interessa, gestire le emozioni dei bambini. Aiuta l'uomo, vedete, cerca la felicità e star bene. Sulla gestione delle emozioni, vedete, con lo sviluppo della coscienza, aiuta proprio al controllo delle emozioni, non subendo passivamente, con capacità di trasformare l'emozione e con il recupero dell'energia delle emozioni. Alle volte a reprimere le emozioni dei bambini non va bene, con lo yoga riusciamo a farle uscire e veicolare. Ci vuole un lavoro nel tempo, però i risultati sono veramente straordinari. Ecco, università, ospedale, pubblicazioni, riviste scientifiche, vedete, con lo yoga la meditazione si rende più intuitiva, intelligente, rilassante, sorridente, e ci sono guarigioni varie. Dico guarigioni varie proprio perché negli ospedali dove hanno sperimentato queste tecniche facevano praticare tecniche yoga.
le persone avevano diverse guarigioni su diversi aspetti, a livello cardiaco, ma tantissime, anche a livello per ragazzi che hanno problemi di anoressia, parliamo di anoressia nervosa, quindi guardate le emozioni, l'aspetto psicologico. Ecco, e adesso veniamo a noi. All'inizio di questo progetto ho fatto questa premessa un po' per chiarire un po' le cose, così adesso siamo più, più chiari, più chiarificati nel nostro progetto. Vai. Nel 1997, vedete, il Ministero firmò il protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Yoga. Io sono qui come educatore della Federazione Italiana Yoga per promuovere e sostenere la diffusione dello yoga nelle scuole, vedete, riconoscendo l'alto valore formativo. Quindi questo protocollo, questa è l'unica associazione in Italia che ha firmato questo protocollo col Ministero, rappresenta la base giuridica per poter proporre lo yoga in ambito scolastico a tutti i livelli. Quindi il Ministero ha capito questa potenzialità, questi nuovi strumenti. Federazione Italiana Yoga ha anche firmato altri protocolli con la Federterme, l'Istituto Regina Elena e San Gallicano. Ecco la nuova figura professionale che è nata, quello dell'educatore yoga per la scuola, abilitato all'insegnamento dei bambini, dell'infanzia, adolescenti e giovani, accreditato dal governo indiano e detto quanti accreditamenti, con protocolli per associare la Federazione Italiana Yoga, Sarva Yoga International, Comitato Italiano per l'UNICEF, Fondo per le Nazioni Unite per l'Infanzia, Facoltà di Scienze della Formazione, delle Università di Bologna, Bolzano, Padova e Trieste. Vedete quante università? E il Comune di Bologna. Allora, quando un dirigente scolastico effettivamente volesse inserire lo yoga a scuola, si trova di fronte a questa situazione e dice, va bene, c'è questa situazione dove è patrocinata dal Ministero, quindi il Ministero sa cosa sta facendo. Il mondo dello yoga è molto vasto, perché se voi notate sui giornali alcune volte, ci tengo a approfondire questa cosa per chiarire anche, ci sono tante notizie belle sullo yoga e tante notizie brutte sullo yoga. Ci sono diverse scuole di yoga, tante scuole di yoga. All'interno di queste scuole di yoga poi c'è il fattore disciplina etica e disciplina individuale. Cioè, l'insegnante è tenuto ad avere una certa disciplina. Se fa cose strane, non riguardano lo yoga. Quindi non è perché l'insegnante fa cose strane e tutto lo yoga è tutto brutto, no, è un problema suo. Ci tengo a dire questa cosa. L'insegnante ha fatto le sue scelte, ha fatto i suoi errori, che non riguardano il mondo dello yoga, il mondo dello yoga è tutt'altra cosa. Chi fa yoga è una persona che forma il proprio carattere, cerca di migliorarsi. Quindi stiamo, è bello anche che vi dico queste cose, perché le notizie ce ne sono tante oggi. Scusa. Sì, questa è la novità, vi avevo aggiornato, condotto questa ricerca, condotta con l'Università di Bolzano e l'Istituto Yoga Education, in 18 regioni italiane, in 50 scuole. I coordinatori sono Antonietta Rozzi, che è la direttrice, Lina Nozza, la professoressa secretaria generale, che è presidente del corso di laurea Scienza della Formazione Primaria. Qui abbiamo uno staff scientifico formato dall'università, vedete? Denis Basso, psicologia generale, Giulia Caprini, statistica sociale, Gina Chiaranese, pedagogia generale, Alessandra Farnetti, psicologia dello sviluppo. Come staff operativo, per Manfredonia sono stato io. Si è svolto in questa scuola, studio con l'Istituto Milano di Maiorana di Manfredonia, dirigente scolastico, professoressa Iaiaia, nella seconda elementare, è stata scelta proprio dal progetto, una seconda elementare. Le maestre professoressa Anna Antonietta Giordano come osservatrice e Rossa Guerra come esterna, rappresentante dei genitori Luciana Di Campo, osservatrice. Cosa abbiamo condotto? Dei test iniziali, sia i bambini, i genitori e gli insegnanti, e dei test finali, sempre i bambini, i genitori e gli insegnanti, gli stessi test. Questo corso è durato 4 mesi, con 16 lezioni, una lezione a settimana, con una durata massima di 60 minuti. Allora, noi qui oggi siamo
questo progetto c'è stato e siamo qui presenti oggi con l'obiettivo di... avevamo una domanda. L'Istituto di Yoga Educational e l'Università avevano una domanda. Lo yoga per l'educazione dei bambini può promuovere competenze trasversali utili per apprendere ad apprendere? Nel senso che questo è importante per la scuola italiana. Stiamo parlando di competenze trasversali utili per apprendere ad apprendere, cioè per aiutare il bambino a migliorare il proprio rendimento scolastico. Ah, ecco, il livello intuitivo, la capacità di conoscere e imparare prima più veloce, vedremo. Gli obiettivi formativi, perché io adesso vi dirò anche man mano che leggeremo anche i risultati che ci sono stati. Aumento dell'autostima, imparare a gestire le proprie emozioni. Guardate come sono importanti questi aspetti per un bambino che cresce. Siamo stati tutti bambini. I cambiamenti dall'infanzia, poi dall'adolescenza, il cambiamento del corpo. Man mano si cresceva. Le compagnie, l'approccio con altri. Ecco, imparare a gestire il disagio e le tensioni, migliorare la socializzazione, migliorare l'apprendimento. Ecco, il percorso formativo, cosa abbiamo fatto con i bambini? Consapevolezza del corpo, molto importante. Anche con allievi adulti, mi sono reso conto che c'è bisogno proprio di conoscere il proprio corpo, di voler bene anche il proprio corpo. Consapevolezza del respiro. Sembra scontato, tutti respiriamo. Quando c'è inizia la consapevolezza, poi abbiamo l'insegnamento delle tecniche, è molto più bello. Rilassamento. Imparare a rilassarsi. Concentrazione. Le volte le maestre mi dicevano desideri che fossero più concentrati all'inizio del progetto. Consapevolezza di sé. Chi sono io? Sono un mischiato insieme a tanti o incomincio un po' a guardarmi? Comunicazione e connessione con se stessi e con gli altri. Ecco, vedete, emozioni, tensione, aggressività, socialità. Consapevolezza anche della relazione con gli altri. Ecco, le attività previste con gli alunni. Abbiamo fatto degli esercizi di riscaldamento, vedete, attivazione dei giochi, abbiamo giocato, motricità, abbiamo fatto le posizioni yoga, tecniche per la consapevolezza del respiro, rilassamenti attivi e passivi, visualizzazione, esercizi di concentrazione, vedete, esercizi per lo sviluppo dell'attenzione e della memoria. Abbiamo fatto degli esercizi che anche quando la maestra Anna era presente ha visto cose diverse, cose, esercizi molto semplici ma molto belli, di proprio per la concentrazione, con l'utilizzo della candelina, del campanello, molto bello. Ecco, quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo giocato con i bambini. Il maestro Paolo ha giocato. Perché giocare con i bambini? Perché lo yoga, che propone tutte quelle posture, la respirazione, il rilassamento, sono posture particolari, sono delle tecniche particolari. A un bambino, se non si fa giocare, il bambino si annoia, perché poi nel tempo è capitato che il bambino si annoia. Tenere l'attenzione alta al bambino per far fare yoga, c'è bisogno proprio di questo strumento che è il gioco, è l'unico strumento. Mentre per gli adulti fare yoga è una scelta, io scelgo di fare yoga, voglio fare questi esercizi e questa respirazione. Invece il bambino, essendo delle tecniche utili, l'unico strumento che avevamo era il gioco. Ecco, quando si fa praticare lo yoga ai bambini è inclusa una formazione alla disciplina, vedete? Si insegna a essere disciplina di se stesso, come pressione armoniosa, armonia profusa nel corpo e nella mente. C'è il rispetto delle regole, vedete? I bambini hanno bisogno di regole, sviluppando amorevolezza e rispetto. Allora, partiamo dal principio. Quando facevamo lezione, quando si fa lezione, secondo gli strumenti che adotto, bisogna insegnare la disciplina. Ma non come
il maestro Paolo, fai questo altrimenti hai la punizione, ma come facciamo queste regole, le rispettiamo, coinvolgiamo il bambino al rispetto delle regole, e lui è consapevole che se le regole non sono rispettate, sa che non ha rispettato la regola. Quindi non è vista, il bambino stesso non la vede come punizione esterna a me, ma come sì, effettivamente c'è stato l'errore, imparerò, cercherò di rispettare le regole. Questo è accaduto con i nostri figli. Anche chi veniva messo fuori gioco, le volte successive sorrideva e parlava ridendo con maestro Paolo, avendo imparato, sviluppando che questo senso di disciplina di se stesso, della necessità delle regole, loro hanno bisogno di regole, le regole servono a loro per dare sicurezza, senza regole loro si sentono insicuri, quindi tutto ci vogliono delle regole. Però quello che serve, diciamo, certo, quello che si è sviluppato con maestro Paolo è questo, un po' questa cosa, è stato un po' naturale, amorevolezza, cioè di volersi bene, comunicare con amore, però il rispetto, cioè unire questi due aspetti, rispetto e amorevolezza, è bello, cioè rispetto sai quello che c'è, sai il rapporto col maestro, ma amorevolezza, comunque ci vogliamo bene, vediamo, giochiamo insieme. Ecco, i team affrontati, sulla quale abbiamo avuto anche dei risultati. Sblocco delle tensioni muscolari. Ecco, le tensioni, lo sblocco delle tensioni muscolari, rilassamento, attenzione focalizzata sul compito, questo è stato molto importante, e fiducia e autostima, autonomia. Quando parliamo di fiducia, autostima e autonomia, stiamo parlando di interventi molto molto importanti. Un programma di yoga porta dei benefici al apparato muscolo-scheletrico, cardiovascolare, respiratorio, sistema endocrino, immunitario, sistema nervoso centrale e nervoso periferico. Questi sono dati di un ospedale che ho avuto recentemente. Secondo punto, motricità. Il bambino ha imparato presa di coscienza del corpo con giochi, vedete? Conoscenza, motricità e spazio, ritmo, motricità lenta e dinamica, fluidità del movimento. L'asana sarebbe la postura, motricità e mobilità, la capacità di stare fermi quando si fa la posizione. Voi sapete bene, i bambini, per farli stare fermi, alle volte, invece con questi strumenti riuscivamo a saperli attivare, ma anche farli stare fermi. Con lo yoga, vedete, è stata sviluppata l'attenzione propriocettiva, capacità di scambio tra informazioni tra i muscoli, tendini e sistema nervoso centrale. Questo è importantissimo, mi succede anche con gli alunni, ma anche voi stessi, per vedere chi va a ballare, chi... questo scambio tra sistema nervoso, tendine e muscolo, cioè invenzione di muovere il piede, se non c'è allenamento, cioè se cioè non c'è un lavoro, il piede magari si muove con ritardo rispetto all'impulso che io ho dato. Non perché uno ha problemi mentali, no, proprio l'esercizio dell'attenzione propriocettiva. E su un bambino, in particolar modo, ma su tutti quanti, ma su un bambino che aveva un po' più problemi, fin dalla quinta, sesta lezione si sono visti dei risultati straordinari. Adesso è equiparato a tutti quanti. E tutti quanti sono migliorati in questo. A volte noi diciamo che ci vuole muovere fare un movimento di così, non è così facile come sempre. Facendo gli esercizi di yoga tutti se ne rendono conto che c'è bisogno di allenarsi. Il terzo punto è gestione delle emozioni. Ecco, sblocco tensioni muscolari, corazze protettive. Vado avanti e poi ve lo spiego. Cambio schemi motori, posizioni diverse, inusuali. Posizioni inusuali, sono posizioni anche strane. Sono di animali, cambio ritmi e schemi respiratori, controllo del respiro diaframma, ecco, la respirazione è molto importante, gestione volontaria delle risposte emozionali, attraverso la respirazione, attraverso tutto questo, la capacità di gestire le emozioni con la respirazione, questo è fondamentale.
armonizzazione del piano psicologico, il quarto punto. Cambio forma del corpo, vedete l'accettazione e il cambiamento nella crescita e nella vita. Cambio ritmi e schemi respiratori, vedete, per adattare le situazioni. Azione pratica personale con le tecniche. Rilassamento, fiducia, autostima, che ho detto. Ecco, cosa quindi fa lo yoga? Unisce questi aspetti della libertà, fisicità e integrazione. Ogni piano al posto giusto, fondendo empatia, sì che quando sta bene, suo bene massimo, con euritmia, grazia e bellezza. Empatia e euritmia sono stati utilizzati in tutto il progetto. In particolar modo l'euritmia, che in realtà aiuta l'empatia. Il volto dei bambini cambiava lezione dopo lezione, sempre più sorridente e felice. I bambini dovrebbero essere felici, sì, ma in realtà abbiamo visto che c'era da fare un lavoro su tutti i bambini e si sono visti i risultati anche su tutti, in particolar modo quelli che avevano bisogno di aiuto. Apprendimento, apprendimento e sviluppo facoltà mentale, questo è il punto nostro della domanda del progetto: potenziamento, concentrazione e consapevolezza, potenziamento della memoria, sviluppo dell'intuizione, sviluppo della creatività. Vedete quanti aspetti, adattamento e resilienza. Ecco, la resilienza che cos'è? Problem solving viene chiamato oggi, la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Voi siete tutti qui presenti, siamo tutti in grado di affrontare positivamente la vita di fronte alle difficoltà? Ci facciamo questa domanda. La costruzione della resilienza ti dà la capacità di prevenire, minimizzare e superare le avversità. Rendiamo persone più forti quando si trovano di fronte alle avversità e capaci di risolvere, superare il problema. Ecco, questo aspetto, la resilienza. In più, eliminare gli stati di tensione e stress da cambiamento, compreso paura e aggressività. Vedete? È considerato un viaggio iniziatico per fare il passaggio tra infanzia e adolescenza. Si impara a cogliere i propri cambiamenti e quelli altrui. Non più bullismo. Allora, il bambino bullo è un bambino che ha bisogno di aiuto perché ha delle insicurezze e questi stati emozionali con lo yoga riusciamo ad affrontarli. Aiutiamo il bambino a far uscire fuori queste insicurezze, veicolare queste emozioni, recuperare l'emozione sulla disciplina e sugli esercizi, sulla respirazione. Ecco, noi riusciamo con questi strumenti a superare tanti problemi. Lo yoga aiuta a completare, andare oltre quello dell'essere umano, con la crescita attraversa, come vi dicevo. Identità di genere, consapevolezza ed accettazione di sé. Siamo tutti consapevoli, anche adulti, di noi stessi. Accettiamo noi stessi? Queste sono domande che vi sto facendo, ma sono fondamentali per il nostro equilibrio. Identità di ruolo, dimostrare agli altri quello che si aspettano. Vedete come questo risulta un condizionamento, il fatto di dimostrare all'altro quello che l'altro si aspetta da me. Noi con lo yoga superiamo questo aspetto, questo condizionamento. Il bambino non ha da dimostrare niente, ma lui ha una formazione sulla sicurezza, sull'autostima, sull'autonomia, identità stabile. Ecco perché c'è bisogno di fare questo lavoro. Il problema del bullismo, i problemi dei ragazzi quando sono soli, sono bravi in gruppo, fanno cose strane, il problema è proprio questo: autonomia, identità stabile. Bisogna puntare su questo, la costruzione della propria identità. Bambini, ecco perché questo percorso che ho fatto da piccoli fino alle scuole superiori, fino all'università, riusciamo veramente a formare delle persone libere, forti, autonome. Andiamo. Ecco i risultati che abbiamo ottenuto, un risultato più grande: favorire lo sviluppo dell'intelligenza intuitiva, con percezioni interiori dirette, conoscenze dirette e intelligenza superiore, integrandola e migliorando quella che, vedete, alla conoscenza manifesta, che continuamente si scopre, si può chiamare intelligenza mentale, con lo studio e la sperimentazione. Allora, i bambini sono stati abituati, come tutti noi, a studiare, sperimentare, ragionare. Abbiamo migliorato sia questo aspetto, sia abbiamo fatto sviluppare, o meglio, gli fatto uscire fuori da loro questa intelligenza intuitiva. Andiamo.
Ecco, la concentrazione, tutti vorrebbero i bambini più concentrati. Lo yoga aiuta a esercitare la concentrazione indispensabile alla vita e allo sviluppo. Strumento del mentale alla base di un processo di apprendimento. Stiamo parlando della domanda del progetto. Lo yoga aiuta ad apprendere ad apprendere. Quello che abbiamo visto con questo progetto, Manfredonia, la risposta può essere sì. E abbiamo fatto solo 16 lezioni, sono poche. Era un progetto sperimentale, eccetera. Io vi posso dire dalla quarta lezione in poi, solo 4 lezioni, ho visto un cambiamento a catena in tutta la classe. Un bambino dopo l'altro aveva sempre dei miglioramenti, anche straordinari. Alla decima lezione siamo veramente, fin quando siamo arrivati alla sedicesima, dove il bambino veramente entrava nell'insegnamento, lo yoga della disciplina, stavamo iniziando la disciplina in quel momento. Ecco la domanda. Sì, effettivamente, con entusiasmo e con gioia e soddisfazione, io vi posso dire che su Manfredonia siamo riusciti ad avere questo traguardo, a rispondere a questa domanda in maniera positiva. Cosa dice la maestra? Dice che durante la lezione anticipano la maestra, durante la spiegazione. Che significa anticipare la maestra? Intuizione. Sono più concentrati. Quando c'è da fare qualcosa, nonostante sono attivi, eccetera, però quella cosa che fanno sono più concentrati. Imparano velocemente, perché quando fanno il compito che c'è da fare, o la maestra spiega, sono un po' più veloci. Sono più espansivi, vedete? L'essere espansivi è molto importante. Questa espansività poi va incanalata nella disciplina, ecco perché bisogna fare un percorso. Però nel momento in cui noi i bambini timidi li abbiamo aperti a esprimere le proprie emozioni, a esprimere quel che si sentono, abbiamo già fatto uscire delle tensioni, quelle emozioni interiori, possono essere dei traumi, queste paure, queste sono tutte aspetti emozionali, le abbiamo sbloccate, le abbiamo fatto uscire, le abbiamo scanalate, il bambino adesso si sente libero di esprimerle. Poi c'è da indirizzare questa energia, perché effettivamente la classe era attiva, quindi bisognava, sì, abbiamo reso i bambini più intelligenti, adesso bisogna indirizzarli sulla disciplina. Miglioramento del rendimento scolastico per alcuni molto, in particolar modo per coloro, per i bambini che erano un po' più chiusi. Abbiamo visto questi grandi miglioramenti, ma per tutti. Quindi cosa è accaduto effettivamente? I ragazzi, da memorizzare il materiale, sono passati a sviluppare la comprensione, valutazione e applicazione. Un bambino che ragiona con la propria testa, questo è molto importante, sono più attivi nella scuola, sorridono, sono entusiasti e felici di imparare. Io la cosa che posso dire effettivamente, ogni volta che ero in classe erano tutti felici. Cioè, io notavo che quando entravo, prima di iniziare la lezione, seguivano attentamente le maestre, volevano seguire le maestre. È bellissimo vedere i bambini così. Cosa avete detto voi genitori? Ecco, i bambini sono risposte generali, questa è un po' la maggioranza dei genitori, più sicuri, obbedienti, accettano la correzione, sono calmi, autonomi. Calmi e autonomi a casa, quindi. Sono già dei bei risultati. Sembra che studino meno a casa, vero? Perché studino meno? Perché effettivamente già l'hanno imparato in classe, quello che c'è da imparare. Sono stati, ecco, la capacità di essere più veloci nell'apprendimento. Andare a dormire da soli. Quasi tutti prima facevano dei capricci, adesso vanno a dormire da soli. Capacità di concentrazione, consapevolezza delle emozioni. Consapevolezza delle emozioni. E ama stare in compagnia, prima era solitario. Perché il bambino prima era solitario, adesso ama stare in compagnia? A casa salta e canta, più felice, addirittura
bambini molto ci sono più felici. Postura dritta e felice, aperti e molto migliorati al disegno e regolare. Questa più mamma hanno risposto così. La creatività, vi ricordate? Sviluppo della creatività, addirittura adesso disegnano, colorano meglio, eccetera. Ecco perché tutte queste pratiche, abbiamo capito, le condizionano le abitudini da stili mentali non corretti, che alle volte purtroppo nelle mie lingue si vive, ci possono essere, il bambino crescendo pensa che è tutto giusto, invece c'è bisogno di questo di condizionamento, formano dei nuovi, aprendo la mente a costruirsi delle proprie opinioni, e questo è molto importante. Ecco cosa si va a sviluppare nel bambino, l'accettazione incondizionata di se stessi, quindi consapevolezza di te. Presenza delle relazioni con lo sostegno, la presenza della propria vita, stima di sé, vedete, competenze, abilità, capacità di progettare il futuro. Tutte esperienze da scoprire, aspetta. Sulla stima di sé è molto importante. Qui tutti quanti abbiamo stima di noi stessi. Allora, io vi faccio qui tutte queste domande provocatorie, ma non per offendere. Per capire, per analizzare noi stessi. Quando ho insegnato il saluto al sole ai bambini le prime volte, era durante la lezione, i bambini erano incerti perché effettivamente non avevamo molto tempo di affinarlo. Quindi i bambini in fondo vedevo che erano insicuri nel fare il saluto al sole. Una lezione extra, abbiamo un bambino singolarmente, abbiamo fatto il saluto al sole. Insegnato singolarmente al bambino perfettamente come si presta il sole. Le volte successive i bambini li ho visti più sicuri, competenze e abilità. Nel momento in cui il bambino sente di essere competente, è più sicuro. E questo vi assicuro che non è poco, è tanto per un bambino. Con lo yoga si vive un cambiamento con lo sviluppo della sicurezza, fiducia e autostima, come abbiamo detto, creando un'idea stabile. Ecco, siamo quasi alla fine, diciamo, siamo alla fine. Qual è il presente e il futuro, vedete? Allora, la scuola sta cambiando molto velocemente, qui la dirigente scolastica è molto interessata a questo. La scuola sta cambiando molto velocemente rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa. Le cose negli ultimi anni cambiano molto velocemente. Quando andavamo noi, in quegli anni erano i cambiamenti più lenti. In questi cambiamenti c'è bisogno di avere la capacità di adattamento e di utilizzare nuovi strumenti, vedete? Bisogna aiutare anche gli insegnanti e i genitori. Partiamo dai genitori. Voi che siete presenti, ma tutti i genitori, alle volte ci lavorano tutti e due, alle volte c'è bisogno, i genitori hanno bisogno della, anche di energia mentale. Dice, quel genitore potrebbe dire, io come devo educare questo bambino? Ecco, c'è bisogno di aiutare i genitori in questo. L'insegnante, alle volte, proprio perché i bambini a casa lavorano tutti e due i genitori, il bambino ha poco tempo per essere seguito, questo lavoro ricade sull'insegnante. L'insegnante si trova a fare un doppio lavoro, di insegnante e di educatore. Anche gli insegnanti alle volte si sentono stanchi, perché avere i bambini tante ore a scuola, facendo questo doppio lavoro, effettivamente li rendono un po' stanchi. Ne parlavo con proprio anche con altri insegnanti delle scuole superiori. Mi dicevano, i bambini di adesso non sono come quando venivate voi. Quando venivate voi eravate educati, adesso in classe non si sa, scuole superiori sto parlando. Quindi c'è bisogno di aiutare sia gli insegnanti che i genitori. No. Quello che ho ideato io, in base a tutte queste esigenze, un corso di tecniche di comunicazione yoga, cioè sviluppare la lucidità mentale, il recupero di energia, imparare a comunicare meglio. Questo è qualcosa che ho sviluppato in questi ultimi anni. Quindi questo corso sono delle tecniche innovative, particolari, veloci ed efficaci, cioè lo yoga offre delle tecniche perché ognuno di noi è molto impegnato, ha
poco tempo per se stesso alle volte. Ci sono alcune tecniche che in 15 minuti di tempo al giorno riusciamo ad avere questa, a sviluppare queste capacità. In questi corsi vi ho insegnato come recupero di energia. Si basa su esercizi e respirazioni veloci. Ecco, questi corsi possono aiutare, e anche tecniche di comunicazione, cioè migliorare la comunicazione, molto importante, sia a casa, in ambiente familiare, sia in ambiente lavorativo, i docenti tra di loro, gli insegnanti. Nel momento in cui io miglioro la comunicazione, non consumo energie, quello vedrete, chi farà il corso vedrà, anzi alimento energie buone, ambiente armonioso. La comunicazione è molto importante, è molto bella. Poi ci sono altri corsi, questi li ho ideati però per dalle scuole medie di Zoom. Educazione alimentare yoga, educazione sessuale yoga e costruzione del carattere, che fa parte dell'aspetto della disciplina. L'educazione sessuale yoga è molto importante perché dalle scuole medie in poi i bambini apprendono su diverse fonti, che sono internet e altre fonti. Nel momento in cui noi andiamo a incanalare, ovviamente qui non si parla di sessualità, non pensate a cosa fisica, si parla di esercizi fisici, stiamo parlando sempre di esercizi di yoga, su come incanalare le energie sessuali, perché dall'infanzia in poi, dalle scuole medie in poi, il corpo cambia, è normale che vengano potenziate le energie sessuali, se nascono, fino a tutta la crescita sulle superiori. C'è bisogno di incanalarle, di non farle esplodere. Ecco, noi con questo possiamo aiutare il bambino. Andiamo avanti. Ecco perché con questi corsi noi impariamo, io vi sto dicendo, voi mi state ascoltando, il maestro Paolo ci sta dando tante soluzioni, sì, gli strumenti ce li abbiamo, le soluzioni ce le abbiamo, però quando bisogna avere il desiderio di voler imparare, bisogna avere dentro se stessi, io desidero imparare, dipende molto dalla risposta che noi diamo, come io mi comporto con me stesso. Come mi comporto con gli altri, è sempre comunque riguardo una libertà personale, una scelta personale libera. Ognuno di noi comunque è libero. Perché con questi strumenti, ecco, molto di te dipende da te. Posso insegnare ai genitori, posso insegnare agli insegnanti alcune tecniche, ai bambini dalle scuole medie in su, ovviamente poi loro scelgono se fare o no una respirazione che io ho detto, un esercizio che ho detto, perché parliamo comunque di respirazioni diverse, esercizi strani, possono essere definiti strani, cioè devo fare questa respirazione con questo movimento del corpo, perché comunque lo yoga fa dei movimenti degli animali, cose diverse, però nella sperimentazione negli ospedali, nelle università, cioè funziona, riusciamo veramente a incidere sullo sviluppo dell'intelligenza, lucidità, su quello che noi di cui non parlavamo. Quindi comunque maestro Paolo propone un percorso per tutti, per i bambini, per gli insegnanti, per i genitori. Ovviamente poi ci vuole questo aspetto, il desiderio di dire sì, mi metto in discussione. Vi ricordate quando vi ho parlato della pedagogia dell'incontro? Sentire di avere lo stesso potere, cioè io non sono meglio di te, non sono peggio di te, ma io e te abbiamo. Nella comunicazione io tengo conto di quel che mi dici, tu tieni conto di quel che io ti dico. Molto importante, quello che ti sto dicendo non è scontato. Analizziamo noi stessi nelle relazioni con gli altri, se mi sento che quel che penso io è meglio di quel che dice l'altro, analizziamo. Questo aiuta a crescere noi stessi, Quindi lo yoga comincia a rielaborare e riconsiderare, tutti questi strumenti, rielaborare se stessi. Io posso, io sono, io ho, senza giudicare. Lo scopo non è giudicare, ma è avere consapevolezza, saper agire, voler agire, poter agire. Andiamo avanti. Ecco, sempre con la Federazione Italiana Yoga, lo yoga viene insegnato all'Università di Parma, Università di Medicina, è una materia completa per l'informatica, Bolzano, Scienze della Formazione, è una materia completa sull'impegno. Perché queste università hanno sperimentato e hanno notato dei miglioramenti sugli alunni, stiamo parlando di università, persone che già adulte, che poi queste persone laureate andranno a lavorare,
sono delle persone formate, equilibrate. Ecco, la società italiana di pediatria preventiva e sociale, vedete il presidente di questa società, pediatra, dice, afferma che lo yoga può rivelarsi utile alla crescita e allo sviluppo sano del bambino. È importante cercare nuovi strumenti che consentano ai più piccoli di imparare a stare bene. Vedete, lo yoga è un approccio olistico alla salute e al benessere. Il 21 giugno è stato stabilito la giornata mondiale dello yoga, quest'anno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità descrive la salute come uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale. L'UNESCO, anni fa, diede delle linee guida per l'educazione. Imparare ad essere, imparare ad essere, imparare a conoscere, imparare a vivere insieme, imparare a percepire, ecco lo yoga, percezione. Con questi percorsi noi cercheremo, ci proviamo, possiamo formare persone libere di pensare bene, parlare bene e agire bene. Riusciremo a formare delle persone che anche in ambito lavorativo possono essere felici, avere un approccio vincente, più forti, più lucidi, vedete, più compatti, più appassionati di fare il proprio lavoro, di vivere la vita. Abbiamo concluso la relazione, quindi vi ringrazio per essere.